Ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio, molto richiesto. Io volevo aspettare qualche giorno prima di farlo. Ormai questo video che è andato virale di questa ragazza, si chiama Francesca, perché è stata derisa in palestra da tre ragazzi. Guardiamo prima il video insieme e poi commentiamolo. Non voglio mai più mettere piede in quella palestra. Stavo sul tapis e a un certo punto ho cominciato a sentire caldo. Sotto avevo un completino, quindi mi sono tolta la t-shirt. Ho continuato a correre. A un certo punto mi sono accorta che c'era un gruppo di ragazzi di fronte a me. Mi guardavano, parlavano fra di loro e ridevano. Sono sicura che guardavano me, perché a parte che non c'era tanta gente, gonfiavano le guance, c'erano... Mi hanno detto tutta la vita, ma in palestra, non ce la fai, ci vado, ed è questo quello che succede. Mi fate veramente schifo, non mi sono neanche lavata, ho preso tutte le cose e me ne sono andata a casa. Allora, io quando ho visto la prima volta questo video, mi è dispiaciuto molto per la ragazza, d'accordo? E voglio dire questa cosa, i tre ragazzi sono in torto, avete sbagliato, se state guardando questo video siete degli idioti. Spero che la palestra prenda provvedimenti. Soprattutto prendere per il culo una persona che... in un luogo come la palestra, che si sta allenando per cambiare se stesso e migliorare se stesso. Siete degli idioti, lo ripeto nuovamente. Allora, io poi, cara Francesca, ho spulciato un pochettino il tuo profilo e volevo aspettare qualche giorno prima di pubblicare questo video. Ero molto curioso di sapere il tuo prossimo contenuto, quale sarebbe stato dopo questo video che tu hai fatto, che è andato virale, ok? Però facciamo un passo indietro. Io ho trovato questo video sul tuo profilo, guardiamolo insieme. È mai successo di sentirti così a disagio con il tuo corpo da non riuscire a indossare ciò che vorresti? Se è così, ho una cosa importantissima da dirti. Ma quanto tempo! Cosa penseranno gli altri di me se sono cosciata così? Che sei buona, non ci sono altre opzioni. Ma poi anche se pensassero qualcos'altro, noi vogliamo davvero ascoltare l'opinione di gente che si mette a giudicare le persone in base a come si vestono? Quella gente sta così in basso che ha bisogno di sminuire gli altri per cercare di portarli al loro livello, ma con noi non ci riuscirà, baby. Quindi adesso prendi quel body che si è perduto nel tuo armadio da aprile 2003, mettilo e spacca tutto. O ancora meglio, potresti comprarmelo nuovo. Questo è l'Afrodite dal body così. Allora, cara Francesca, ma scusami, vedo molta self confidence in questo video, molto, il messaggio ci sta, fregatene di quello che pensano gli altri. Però nel video precedente hai fatto tutt'altro. Ecco perché il tuo comportamento mi ha fatto un pochettino storcere il naso. Poi ho trovato questo commento che racchiude perfettamente ciò che penso. Scusa, ma dopo aver visto quel video diventato ormai virale, che sei stata derisa in palestra, ho visto questo. Tutta questa self confidence e autostima, menefreghismo verso il giudizio degli altri, dove è finito? Forse nella vita reale si è più fragili di quello che vogliamo mostrare sui social. Quest'altro commento: e meno male che eri quella sensibile che piangeva, non mi guardate, lasciatemi stare, come farò, sta morta di fama. Quindi, vedendo questi video, sei poco coerente. Forse la cosa che mi ha fatto pensare di questo sfogo, ecco, questa era la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Io però ho continuato a guardare il tuo profilo e soprattutto ho aspettato il prossimo video che sarebbe uscito dal tuo profilo. Innanzitutto iniziamo a guardare questo altro video che hai pubblicato prima del video dove piangevi. Sapevi che gli elefanti sono gli unici mammiferi sulla Terra che non sono in grado di saltare? E poi questo è l'ultimo video che tu hai pubblicato sul tuo Instagram, ovvero il video dopo quello che piangeva. Quando pensano di ferirti, ma non sanno che siete due influencer grasse. Ma scusami, qualche giorno prima ti sei messa a piangere perché due dei ragazzi ti hanno fatto qualche risatina o qualche smorfia, e adesso, ripeto, tutta questa self-confidence... È questa poca coerenza che a me fa storcere il naso. È una cosa che mi ha dato molto fastidio di questo video. Poi qua possiamo vedere pure il commento della tua amica a fianco a te, che è in sovrappeso, la bionda. Siamo tipo indistruttibili ormai, grassofobia. La dovete piantare di promuovere l'obesità, ok? Perché è una cosa che a me dà molto fastidio. Mi fate pensare molto a questi influencer americani che promuovevano l'obesità e che sono tutti morti. Just because I'm fat, that doesn't invalidate the things that I say. She died. You ready to get supersized? She died too. Today I've got the big Fruit Loop. He's dead. Join me on my Fat Positive Radio Show. Which didn't last long because she died. Morti tutti quanti, non promuovete l'obesità perché vi porta alla morte. Non ho null'altro da aggiungere. Voglio ricordarvi nuovamente che il mio ricettario
I miei programmi sono scontati all'80%, programmi che sono strutturati su 3 mesi che potete tranquillamente seguire su una durata di 1 anno, lavorando sulla progressione del carico. Ricettario, 50 ricette dove vengono riportati tutti i macronutrienti, proteine, carboidrati e grassi, che potete tranquillamente modificare a vostro piacimento, cambiando il peso degli alimenti. Ragazzi, noi ci vediamo al prossimo episodio, io vi mando un abbraccio grosso a tutti quanti. Ciao!